faccio la cameriera. Quanti anni ha? 16. E perché vuol prendere il diploma? Io veramente non è che desideri prendere un diploma. Perché cos'è scommessa? Lei... Io ho 20 anni, faccio la segretaria e mi serve questa licenza un domani per aprirmi un ufficio commerciale per andare avanti nella mia carriera che ho sempre sognato di fare. Perché si è commossa la sua compagna? Ma la sua situazione, non so, familiare, ecco tutto. Lei che mestiere fa? Io lavoro in un laboratorio dentistico, ho 16 anni e mi serve questa licenza media per continuare gli studi di odontotecnica. Lei che mestiere fa? Faccio il magazziniere. Quanti anni ha? 19. E quando è che ha abbandonato la scuola? Dunque, ho abbandonato la scuola dopo fatto la prima media che non potevo più frequentare. Da ragazzi si va sempre in giro così, allora ho lasciato per non... non avevo proprio voglia di andare a scuola, ecco. E l'è tornata la voglia? Sì, ho ritornato a scuola, sono ritornato a scuola perché ovunque mi sono presentato per qualsiasi lavoro che uno faccia, no, le chiedono sempre questo pezzo di carta che nell'assieme conta tanto, e allora ho preferito ritornare a scuola, così ho detto, avendo qualcosa posso migliorare la mia posizione economica e sociale. Siete di parlare o no? Torniamo su di lei. Allora, perché vuol prendere? Dunque, io prima volevo dire che non è che a me interessi tanto un diploma, ma perché la scuola a me mi è sempre piaciuta, perché fin da bambina non ho avuto questa possibilità di continuarla e perché ho dovuto lavorare. Però da sempre, da tanti anni, sentivo questo grande desiderio di frequentare, però c'erano tante cose che me lo impedivano. Ma a un certo punto ho lasciato perdere tutto e mi sono messa contro tutto e appunto mi sono iscritta. Ho dovuto incontrare molte difficoltà con tante persone perché io, essendo sola, non avevo questa possibilità, ma pensavo che la scuola per me era tutto. Maria fa la cameriera. Ha litigato con i suoi datori di lavoro per poter frequentare le scuole medie serali a Torino. È una delle migliaia di ragazzi italiani che hanno lasciato la scuola anzitempo e sono costretti a ritornare sui banchi. In modo patetico e confuso, Maria ha compreso che l'istruzione oggi è uno strumento indispensabile per non rimanere esclusi dalla società. Senza più speranza, così. E non mi interessa tanto adesso prendere un diploma, ma proprio sapere, sapere tante cose. Quando è indispensabile comunicare con assoluta chiarezza, le immagini unite alle parole sono inequivocabili. È un ondoscopio e serve per lo studio di tutti i tipi di onde. A differenza dei soliti apparecchi tradizionali, consente di effettuare l'esperimento su tutti i tipi di onde, sia semplici che composte. Quindi onde, onde riflesse, onde stazionarie, nodi d'onda, battimenti, a tutte le possibilità. D'aria, non come l'altro scontri. La domanda di istruzione è cresciuta enormemente negli ultimi anni. Per rispondere a questa richiesta è nata un'industria nuova, l'industria dell'istruzione, basata sulle ricerche dei meccanismi dell'apprendimento. La matematica moderna pose dei problemi di astrazioni che con il materiale concretizzato qui tutti i cosi devono concreti. Il professore ha degli oggetti. L'istruzione non è solo un patrimonio che si tramanda da maestro ad allievo e da generazione a generazione. È un processo che impegna l'uomo di oggi per l'intera sua esistenza.
e che le macchine possono accelerare in modo notevole. In certi suoi aspetti, l'apprendimento è il frutto di una serie di operazioni che si possono concretare con oggetti manipolabili. Che permettono di giocare. Invece di avere delle cose astratte, il bambino gioca, e lui può capire tutti i vocabolari nuovi, le basi fondamentali della matematica moderna. Per esempio, in base 2, lui ha due stricelli per contare in base 2. In base 3 ha tre listelli per contare in base 3. Per fare addizioni, lui muova le listelli e fa le addizioni. Per fare relazioni, diagramma di Carol, ha dei oggetti da muovere. Per fare il metodo dell'arbore, ha dei oggetti e gioca con gli oggetti. Questo materiale in Francia permette di studiare in tutti i livelli da 7 a 12 anni questa materiale nuova, questa matematica nuova. Anche in paesi esteri la matematica nuova è già abbastanza avanzata. Invece in Italia penso che è ancora libera, però il materiale permetterà sempre di far capire quelle cose nuove. Adesso sentiamo quello che ci dice. Questo programma fa compiere i primi passi verso la logica formale, senza ridurre al minimo gli elementi da considerare. Conveniamo di rappresentare le parole non, e o con i corrispondenti simboli indicati sullo schermo. Tali simboli verranno chiamati connettivi rispettivamente di negazione, congiunzione, disgiunzione non esclusiva, disgiunzione esclusiva. Le nuove tecnologie educative utilizzano materiali di grande suggestione e sul piano pedagogico consentono l'attuazione di un principio che è ritenuto fondamentale dagli esperti: l'individualizzazione dell'insegnamento. Teoricamente, ogni scolaro può disporre di un programma preparato apposta per lui. L'esperienza ha dimostrato che l'uso delle macchine consente di compiere corsi di specializzazione o di imparare le lingue in tempi molto inferiori a quelli che occorrono facendo uso delle tecniche tradizionali. C'è la frase e dopo la frase viene detto un vocabolo. C'è uno spazio vuoto, deve sostituire la frase con questo. Al loro nascere, le tecnologie educative avevano suscitato grandi speranze. Si parlò di rivoluzione dell'apprendimento. Si pensò che l'industria potesse colmare le lacune della scuola e anche sostituirsi ad essa. Negli ultimi anni, gli entusiasmi iniziali si sono un po' raffreddati. Le sue risposte non sono state sempre giuste. Confronti il suo punteggio con le indicazioni riportate sullo schermo. Se è insufficiente, è necessario che ripeta il programma. Se è sufficiente, è opportuno che ripeta il programma. Se è buono, può passare ad altro programma. La preghiamo di riportare sulla scheda di utilizzazione i dati richiesti e di chiamare il tecnico. Siamo a Porto Tolle, nel delta del Po, una zona depressa del nord Italia. Proprio in zone come questa, povera di stimoli economici e culturali, la scuola ha ancora una funzione insostituibile che nessuna macchina può surrogare. Le macchine possono aiutare l'uomo ad allargare e sistemare le sue conoscenze. Non possono dargli la formazione di base, l'interesse per la cultura, il desiderio di scoprire cose nuove. Non possono dargli soprattutto il senso della sua vita nella società che lo circonda e nel mondo. Questa funzione spetta ancora alla scuola. Buongiorno. Buongiorno. Lei, signor Luigi Ruzzoni? Sì. Lei dovrebbe avere delle figlie che vanno a scuola? Sì. Come si chiamano? Ruzzon Lorella. Quanti anni ha? 12 anni. Fino adesso la signorina Lorella non è andata mai a scuola?
Sì, hanno fatto le elementari, ma dopo sono passato sulle medie, perciò qua non viene nessuno a prenderle. Siamo descomodi per questo. La questione non l'avete presentata presso, sì, noi presso siamo, la scuola? Alla scuola siamo stati invitati, perciò noi abbiamo telefonato al preside che la bambina non può andare a scuola per il fatto che siamo descomodi e non vengono a prenderle. Ho capito. E fino adesso non ci sono state altre novità? Novità, oddio, adesso, fino adesso novità non ci sono state per il fatto che siamo stati invitati, ma dopo poi non ne hanno più invitato, non so. Comunque loro vogliono che la ragazza vada ah a scuola. Senz'altro, che si può immaginarsi, anzi mi interesserebbe, ma purtroppo tanto anche. Quindi nei dintorni c'è solo sua figlia che deve andare a scuola? Sì, beh, adesso nei dintorni ci sono mia figlia, ma ci ne sono anche degli altri per il fatto che sono andati l'anno scorso, ma dopo non hanno più venuto a prenderli e ora così sono rimasti a casa anche loro. Qui la scuola è carente non solo nelle strutture di base. Spesso espelle anzitempo i suoi scolari e li abbandona al loro destino. Mia Godfioi, Gaudenzio, Antonella, Stefania, Stefanio, Gigliola, Monia, Onda Viva! Sì, siamo proprio Onda Viva. Mio figlio alla quinta ha fatto il putin. Dopo le medie che mi ne mandà, perché la maestra mi consiglia. Per cosa le manda il medico, dice che il putin non ha volontà di studiare. Insomma, tante robe mi consiglia, insomma. E ora mi ho capito che avevo tanto bisogno a casa. Perché lui viene a stare dietro a casa. Sta il putin. Lui è più vecchio, resta a casa con le bambine, no? Io vado a lavorare tutte le giornate. Gaudenzio ha smesso di studiare per consiglio della stessa maestra. Ora frequenta la scuola, ma non come alunno, fa il bidello. Dopo lui va alla scuola e il bidello. Fa tutti i lavori di casa, le faccende perché mi vado a lavorare, insomma, a tal ora. E un po' se sta a gadrire, insomma, tutte le faccende qui in casa. Lui va a fare le faccende quando va a me. Alle scuole, e più talvolta che lui che ne talvolta che sono me. Diventa. Io sono andato a scuola fino alla quinta, poi dopo per lavoro di famiglia perché avevo bisogno e ora ho cominciato ad andare a pescare con mio padre. Poi sono andato sempre a pescare e dopo abbiamo cominciato a fare un lavoro, siamo andati in spiaggia, portavamo gente a spiaggia, così sempre per il bisogno della famiglia e ho sempre lavorato, non sono più andato a scuola. Mi mandavano a casa delle lettere anche, ma io rifiutavo di andarci perché la famiglia aveva bisogno. Comunque andare a scuola mi piaceva, mi piaceva studiare, solo che non ho avuto la possibilità. Con sei figli non si può poter fare tante cose, far studiare. Io ho sei figli, non ha studiato nessuno, sono arrivati tutti quanti alla quinta, un po' per amore, un po' per forza, sono arrivati lì, ma dopo più avanti lì non si può andare.
io sono padre di 3 figli. Io ho dovuto sacrificarmi qui in mezzo a una palude per dargli una scuola. Purtroppo la scomodità era così grande che la figlia l'ho dovuta tenere a casa da scuola. Adesso, non sapendo cosa fare, l'ho mandata a fare la magliatrice a Porto Tolle. Uno studia ancora, quello di 17 anni, e alla fine di questa scuola dovrà rimanere a casa anche lui. Chissà che un giorno si potrà risolvere la situazione. Io, per andare a scuola, ho dovuto fare parecchi sacrifici, perché durante l'inverno, con freddi e strade ghiacciate, dovevo recarmi fino a Porto Tolle, che è distante circa 12 km. Partivo in bicicletta e quest'anno finirò le scuole e c'è il grosso problema del lavoro che scarseggia qua a Porto Tolle. Il lavoro manca, non possiamo andare avanti in queste condizioni, noi qua saremo costretti fra pochi anni ad andare via tutti da qua, emigrare, non so, ormai tanti l'hanno già fatto. Oggi in Italia si dibatte il futuro del Delta Padano. Alla proposta di impiantarvi una centrale termoelettrica si oppone quella di trasformarlo in un grande parco naturale, simile a quello delle foci del Rodano in Francia, destinato a centro di attrazione del turismo. Questo dibattito, che interessa il futuro della regione, trova scarsissima eco tra i giovani di Porto Tolle. Questi ragazzi sanno solo che dovranno fare il mestiere del padre o emigrare. Purtroppo la vita qui è diversa, molto diversa, radicalmente diversa da quella che è la vita intesa nel senso dinamico, nel senso attuale, insomma. Questa gente vive un po' come si viveva 50 anni fa. Perciò la scuola media è avulsa dall'ambiente, è una cosa a sé, è una cosa staccata, e i ragazzi se ne rendono conto. È proprio questo fatto, questo distacco fra il modo di vivere e il modo di apprendere che viene loro imposto, scusate il termine, ma è così, dalla nuova scuola media, è quello che provoca questo dissidio. I migliori auguri per il primo anniversario di matrimonio di Luciana e Mauro Savani di Mortegliano, dei genitori dalla sorella figlioletta Barbara e famiglia Savani. Affettuosi auguri per Piero Castori di Salvagnone Forlimpopoli, dai fratelli, genitori, nonni e dagli zii. Un mondo di auguri per Ivo Giancamilli di Serra dei Conti, dai genitori, fratelli, parenti della fidanzata Luisa. Voti augurali per Antonio Tonon di Sesegana, dalla moglie Cesira, dai figli Walter e Gianfranco e dalla mamma. Auguri di tanta felicità per Alfio Pagliarini dai figli, dalla moglie e da Lorenza. Compito della scuola media non è ovviamente quello di modificare una situazione socio-economica, bensì di rendere consapevoli i genitori dell'importanza dell'istruzione e coinvolgerli nel processo di formazione dei loro figli. Di stimolare nei ragazzi il desiderio di sapere, di fornire loro gli strumenti conoscitivi per operare nell'ambiente in cui vivono, di scuoterli dall'inerzia e dalla rassegnazione. Io mi chiamo Mariano Vincenzo. Io, come tanti ragazzi della contrada del quartiere, voglio protestare sulla nostra vita nel CEP e scrivo con tanta angoscia come ho trascorsi tanti anni sino ad oggi. Sono molti anni che vivo quassù facendo sempre la solita vita. Anzi, da qualche anno in qua la vita diventa sempre più brutta. Voglio, in nome di tanti miei compagni, che la vita qui deve cambiare. Per cambiare, avendo un rifugio dove possiamo
passare qualche ora dove distrarci un po' dopo aver lasciato di lavorare. Sino a ieri ho giocato vicino casa mia con tanti stupidi giochi da ragazzetti. Pensate un po', io che ho 14 anni, giocare ancora a nascondiglio e tanti altri giochi che mi vengono di dirgli, insomma, giochi stupidi. Tutti noi ragazzi siamo stanchi di farci vedere per strada e di essere chiamati ragazzacci del CEP. Molti negozi non ci prendono neppure a lavorare perché, come ho già detto, ci prendono come tanti avanzi di galera. Io ho lavorato per pochi anni qui a Campobasso. Mi sono accorto che hanno i loro occhi sempre su di noi, insomma, non hanno fiducia per niente, anche se un buon ragazzo. Da qualche mese lavoro fuori di casa, alzandomi presto alla mattina, anche se un po' più sacrificata. Questo compito è stato scritto 2 anni fa da un ragazzo di una terza media di Campobasso. Per gli insegnanti è stato come scoprire il vero volto dei loro alunni. Campobasso è il capoluogo del Molise, una regione quasi svuotata dall'emigrazione. Attualmente gli abitanti sono 300.000, meno che all'epoca dell'Unità d'Italia. La scuola media di Campobasso ha i problemi dei ragazzi immigrati dai dintorni, che vivono in quartieri simili a quelli delle periferie delle metropoli, e insieme i problemi dei ragazzi che vivono in campagna. L'agricoltura, assai povera, è la base dell'economia molisana. I contadini vivono dispersi nelle montagne, spesso utilizzando ancora mezzi di trasporto primitivi. Le distanze dalla scuola sono qui, come nel Delta Padano, notevoli. Il rischio che i ragazzi, usciti dalle elementari, evadano l'obbligo o abbandonino la scuola prima dei 14 anni è fortissimo. Qui, a differenza del Delta Padano, i ragazzi, pur facendo grandi sacrifici, vanno a scuola. Giorgio è il terzo di 6 fratelli. Vive isolato, in condizioni di grave disagio, ma frequenta regolarmente la scuola e otterrà la licenza. Faccio un po' a piedi, fino alla cabina. Quanti sono a piedi? Possono essere 2 chilometri. Vai volentieri a scuola, sì? Sì, sì. Perché vai volentieri? Per imparare. Senta, i suoi figli, lei, hanno fatto la scuola media o no? Uno, sì. Uno solo? Uno solo. E gli altri? E gli altri chi hanno fatto a quarti, chi a quinti, su scuola media non ha fatto nessuno perché la possibilità non c'era. Ma come la possibilità? C'è per questo qui e non c'è per gli altri? E perché la famiglia numerosa non ho potuto mandare i figli perché ci volevano una cosa di tutti. Ma loro andavano volentieri? Servono... Loro ci andavano volentieri ma io non ce l'ho potuto mandare perché erano troppa famiglia e troppa aguaglione. Ecco, ma tutti perché piccoli. Può mandare questo? E perché questo l'ho potuto mandare che sono venuti nati 2 più grandi, mo sono rimasto pure senza e fa il militare. E allora mo ci manda anche lui perché se no in faccio niente proseguisce almeno sa qualcosa. Ecco, appunto dico, ma è importante che il bambino vada a scuola, no? È importante sì, perché se sono i ciucci anche loro non c'hanno essere ciucci. Perché il mio padre non ci ha mandato a scuola e anche ci manda a loro. La scuola media Montini ha operato una scelta in favore dei suoi alunni più svantaggiati. Ha preso alcune iniziative che, pur modeste, assumono rilievo in questo ambiente. Gli insegnanti di scuola media visitano periodicamente le quinte elementari. Vogliono conoscere i loro futuri alunni e rendersi conto dei problemi che dovranno affrontare il prossimo anno.
Si cerca così di colmare la frattura tra elementari e medie, che costituisce ancora una delle più gravi carenze della scuola dell'obbligo. Su ogni argomento che trattiamo facciamo una discussione. Questo alle medie ce lo permetterete? Senz'altro, anzi, noi riteniamo che anche alle medie, come alle elementari, questo sia uno strumento fondamentale, intendo la discussione, per impostare tutto quanto il nostro insegnamento. Perché è proprio attraverso la discussione che noi riusciamo a cogliere le motivazioni profonde del bambino. Chiaro? Noi dobbiamo cogliere diciamo, i vostri interessi legati a quei motivi che hanno suscitato il dibattito, la discussione, quindi per noi è indispensabile, anzi, no, si svilupperà, andrà sempre avanti. Il maestro quando ci dice una domanda a noi, noi rispondiamo, però anche se rispondiamo sbagliato, il maestro non è che ci insulta a dire brutte cose. Noi continuiamo quello che ha fatto il tuo maestro. Il maestro ci ha portati dalla prima fino alla quinta, anche gli alunni che non andavano bene. Vorrei sapere se anche nella prima media bocciano molti. Beh, per la verità noi siamo disposti a non bocciare. Anzi, dalla prima in seconda facciamo passare i ragazzi e giudichiamo da quello che ci hanno dato, dei limiti delle loro possibilità. La scuola media deve essere un po' difficile nell'inizio, perché mia sorella me ne ha parlato molto. Nell'inizio si è trovata piuttosto svantaggiata. Forse la stessa cosa capiterà a me. Comunque, siccome ci sono molti professori che parlano della loro materia per poco tempo, poi vengono altri professori che parlano di un'altra materia, forse completamente diversa. Deve essere un po' difficile all'inizio, se non ci si è abituati, comprendere. Noi riteniamo che sia valido portare i ragazzi fino alla licenza media, quindi evitare la ripetenza. La ripetenza, almeno da esperienze fatte, è inefficace. Il ragazzo diventa un disadattato anche se ripete la prima nella prima, se ripete la seconda nella seconda. E gli elementi peggiori nella scuola sono i ripetenti. Quando se ero promosso dovevo andare alla Mondini perché c'erano tanti lavori da fare e poi c'era la piscina e quelli della prima media potevano andarci. A me mi piace nuotare. Ma tuo fratello ti dice della scuola a te? Che dici? Ci sta bene, no? Lui ci sta bene. Ha detto che c'è il dopo scuola dove si fa scuola dalle 3 alle 5. Quindi sarebbe bene andarci. La scuola cerca soprattutto di andare incontro ai bisogni più elementari dei ragazzi, come quello di un posto dove riunirsi per non essere costretti a giocare in mezzo alla strada. Quello che conta è che la scuola ha mutato radicalmente atteggiamento nei confronti dei suoi ragazzi. Da istituzione quasi sacra, dove si distribuisce il sapere, si è trasformata in un vero e proprio servizio pubblico. Si è messa a disposizione dei suoi alunni. Dalle 7 del mattino alle 5 del pomeriggio i ragazzi possono accedere liberamente nei locali della scuola, oltre che per le lezioni, per stare insieme, per giocare o per studiare in classi di recupero. Trovano nella scuola il loro centro culturale e di vita comunitaria. In questo modo la scuola Montini è riuscita a far sì che i suoi alunni vadano volentieri a scuola e soprattutto sentano un reale interesse per lo studio. Appena arrivata vedevo che i ragazzi, insomma, erano più liberi, no? Invece io a scuola mi sentivo chiusa, dovevo star zitta.
E allora dicevo, ma pensare questo qua magari vada alla presa, no? Poi invece mi sono abituata, mi sono stata a mio agio, vedo che non ci sono note, che gli insegnanti con noi sono più comprensivi, più bravi, no? E poi non è che si studia sempre sui libri, così, sapere che Garibaldi ha fatto questo e molto quest'altro, no? Cioè, le cose sono più larghe, studia di più, studia meglio, no? E mi è piaciuta moltissimo, sono molto contenta di essere venuta in questa scuola. Ma al principio avevamo deciso tutti insieme in classe se dare il voto unico oppure no. E così avevamo visto che la maggioranza dei componenti di questa classe volevano non più un voto differente, ma un giudizio, no? Poi però c'era la necessità sulla pagella di mettere un voto, quindi è stato deciso di mettere un voto unico per tutti. Ma non c'è nessuno di voi che ha approfittato di questo sistema per studiare bene oppure... Quando una persona nel gruppo non lavora, si sente rifiutata dal gruppo, perché il gruppo non accetta una persona che così non lavora, che fa fare il lavoro agli altri, poi dopo merita un giudizio favorevole se il gruppo ha lavorato bene. E allora il gruppo lo rifiuta e lui poi si sente solo. E allora cerca di mettersi alla pari degli altri, perché uno non accetta di essere diverso dagli altri, di essere l'unico che non lavora, quello che fa a spese degli altri. E allora cerca di lavorare anche lui, così in questo modo tutti lavorano. Dunque, io volevo fare una contraddizione alla compagna che ho appena parlato, perché lei dice... E nel lavoro di gruppo c'è un possibile scambio di idee, però è anche una cosa negativa. Infatti lo prova la mia esperienza. Io sono andata in un gruppo, no? E ho voluto far valere le mie idee, però siccome erano contrarie a quelle di tutto il resto del gruppo, praticamente mi hanno scacciato e l'esperienza è valsa per un lungo giro di tempo. E così non sono più stata accettata praticamente in nessun gruppo finché non si è ristabilita così una certa quiete. No, bisogna vedere fino a che punto tu dici le tue idee. Tu non puoi imporre le tue idee agli altri, tu puoi far vedere, puoi scambiare le tue idee con gli altri, puoi dirle, però non puoi imporre a tutto il gruppo di scrivere, di fare la relazione, tutto in base alle tue idee, ma in base a tutte quelle degli altri. La discussione si fa per riuscire ad arrivare poi a un punto di accordo. Ma se non si riesce a raggiungere il punto d'accordo, non puoi pretendere che si faccia quello che vuoi te, cioè che si metta le tue idee. Appunto, poi tu sei anche un po' individualista, perché vuoi sempre fare tutto tu, ma se nel gruppo, in un gruppo si deve lavorare in collaborazione, devono lavorare pure tutti, no? E poi abbiamo detto... pure io. Ah, appunto, sì, però scusa. Siete l'unica classe che non fa tempo pieno qui? No, sono due sezioni qui a Pino. La media di Pino è divisa in due parti. Da una parte le classi che adottano il tempo pieno, dall'altra le classi che lo rifiutano. Non ci sia obbligo per nessuno di scegliere o l'uno o l'altro tipo di scuola. Io, per conto mio, sì, perché anch'io per il momento desidero, sono di ruolo, quindi ho scelto questa scuola non a tempo pieno, perché io ritengo per il momento che sia la più valida, insomma. Perché mi pare che sia una scelta anche didattica in un certo senso, no? Sì, potrebbe, insomma, per me io adesso ritengo che anche in questa, diciamo, scuola non a tempo pieno, in questa sezione, possa svolgere il mio programma secondo il mio indirizzo didattico. Per adesso io, insomma, non ho ancora optato per il tempo pieno, per adesso ritengo che questo tipo di scuola non a tempo pieno per me vada bene, sia didatticamente valido. Ah, cioè lei ha un indirizzo didattico diverso da quelli, sì, che hanno tempo pieno? Sì, per adesso, insomma, dovessi scegliere il tempo pieno, insomma, non lo sceglierei. Ma qual è la differenza, diciamo, nei metodi didattici? Ma non so, al pomeriggio, insomma, per quello che riguarda la matematica, io ritengo che i ragazzi, insomma, dopo aver già fatto le 4 ore del mattino, il pomeriggio sia già pesante. Cioè io quando i primi anni di insegnamento ero a Torino e c'erano i turni e facevo la matematica al pomeriggio, il ragazzo era sempre piuttosto stanco, rendeva pochissimo, che invece al mattino mi pare che possa rendere di più. Adesso, a parte il tempo pieno, lei condivide
così la metodologia adottata? Ma io non lo so, guardi, non mi sono ancora interessata, quindi non le potrei dare una, diciamo, affermazione ben pensata e ben ponderata. Lei, Silvia, qui non si è interessata della didattica? No, per adesso no, perché io il pomeriggio, quando ci sono le riunioni del tempo pieno, non ho mai potuto partecipare, quindi non le potrei dare un giudizio che fosse ben motivato in un senso o nell'altro. Qui, a quanto ho visto, non si tratta solo di fare i compiti, ma si fanno anche attività espressive, non lo so, ho visto drammatizzazioni. Io mi trovo anche in gruppo con i miei compagni, quindi posso anche fare, divertirmi anche con loro. Appunto, ma loro non la chiamino scuola, perché se si viene qui soltanto per giocare non è una scuola. Loro vengono qui, fanno applicazioni tecniche e cosa serve? Non riguarda la matematica o l'italiano. Applicazioni tecniche non è scuola. Vengono qui, lavorano con i metalli, applicazioni tecniche, fanno l'orticello in giardino, ma non la chiamino scuola a tempo pieno. Lo chiamino dopo scuola e vengono qui per giocare, per divertirsi, stanno tutti insieme con i professori. Io sono d'accordo così, anche i miei genitori non mi hanno fatto fare il tempo pieno per questo. Noi mentre eravamo nella scuola a tempo pieno, l'ora di matematica la facevamo fuori. E se uno finisce con la terza media, va bene, può anche fare questa scuola. Ma se uno ha intenzione di andare al liceo, ha bisogno di farsi una preparazione per il liceo. E io ho trovato che quella scuola a tempo pieno, che almeno quella che si adotta con questa scuola, non va bene. Cioè, per me non va bene. E cosa facevi al pomeriggio? Al pomeriggio... O facevamo l'altro anno facevamo rocce con la nostra professoressa. E quest'anno iniziavamo ad andare a fare musica al pomeriggio. Non ti interessa? Cioè, a me piace la musica come materia, però non trovo che uno vada al liceo sapendo musica, diciamo. Però deve avere una preparazione sulle materie più importanti, le materie fondamentali. E questo a casa ti prepari meglio che a scuola su queste materie? Io trovo che a casa si prepara meglio perché c'è anche meno distrazione. Ecco, però il fatto di fare un'attività diversa dagli altri non è che vi mette in imbarazzo, no? No, assolutamente no, perché a un certo punto poi saremo noi al liceo che saremo in imbarazzo. Ah, perché voi pensate che gli altri non continueranno gli studi, questo è il punto. No, io non lo so quello che faranno gli altri, so quello che faccio io. Lo so, vabbè, ma come li giudichi gli altri? Ma non so, io le idee degli altri le rispetto, ma... A un certo punto non so quello che vogliono fare loro dopo il liceo, cioè dopo la terza media. Ma presumi che non continuino gli studi, questo? Ma io credo che la maggior parte no. Ah, quindi pensi che ci sia un metodo adatto a loro e un metodo adatto a voi? Beh no, perché il liceo è uguale, a un certo punto loro poi si troveranno svantaggiati, credo. No, ma scusa, se loro non continuano gli studi, come dici, no? Sì. Allora tu pensi che quel metodo sia adatto a loro che non continuano gli studi? E questo è adatto a voi che continuate gli studi? E questo? Sì, all'incirca sì. Volevo aggiungere anche qualcosa sul tempo pieno. Dunque io mi sono tolta anche per il fatto del voto. Il tempo pieno non è assolutamente un voto. E questo io lo trovo negativo. Difatti, sì, non, il giudizio, io ho provato, ho fatto un anno di giudizio e ho visto che è un metodo, insomma, non mi piaceva molto. E in questa classe si danno i voti e a me piacciono, insomma, trovo che sia un sistema abbastanza, non so, positivo. Ma allora, a scuola, secondo te, è meglio che ci sia la disciplina o è meglio se c'è un po' di libertà? Cioè... bisognerebbe metterli tutti e due equilibrati, cioè mettere la disciplina, una professoressa che ti tiene sotto il torchio, diciamo, e però anche una libertà che devi tu vedere quando devi finire e quando devi iniziare. Se permetti di fare la domanda in un altro modo, lui capisce, aspetta a sentire. Voleva che tu dicessi questo, cioè se preferisci, per esempio, che io ti dica adesso fai questo problema d'Agostino, oppure se tu sei nella classe a tempo pieno dove ti dicono lo fai quando vorrai. Questo voleva dire il signore. Ecco, io allora per la terza volta dico che preferirei che me lo dicesse una professoressa. Come stai? Nelle classi che adottano il pieno tempo viene dato largo spazio alle attività che aiutano i ragazzi ad esprimersi liberamente.
È sintomatico che gli scolari scelgano spesso come argomento la scuola tradizionale e la affrontino in modo critico. I ragazzi hanno girato un breve film intitolato Lo scolaro rampante. Hai visto? Veniti in fila. Occhiali? Bastardo! Sei sempre il solito, non cambi mai. D'ora in avanti non faremo più passeggiate. E sarà sempre per colpa tua. E non è stata colpa mia. Raccoglili! No! Raccoglili! E io! Raccoglili! No! Cosa fai lì, scemo? Fatti furbo, vieni giù. Io faccio quel che mi pare, tanto a scuola non ci vengo più. Spicciati a scendere, sei il solito piantagrane. Possibile che tu non ubbidisca mai? Paprignani, proprio centrale, sbang. Va bene, fai come vuoi, noi cominciamo a andare tanto, prima o poi scenderai di lì. È stata colpa mia, scusami, ti è? No. Questo ragazzo ha ripetuto 2 anni di scuola elementare e è arrivato quindi in prima media con un forte ritardo scolastico e con l'intenzione tra l'altro di frequentare la scuola soltanto per l'anno che gli rimaneva, insomma, di obbligo scolastico. Quindi rifiutava completamente la scuola perché la sentiva veramente come un luogo in cui doveva stare in attesa di compiere l'età per cominciare a lavorare. E nella scuola si comportava, cosa molto curiosa, insomma, cercava di dimostrare di essere di capacità intellettuali inferiori agli altri, fingendo comportamenti irregolari, come se fosse un subnormale. Infatti in un primo tempo abbiamo creduto che effettivamente il ragazzo fosse subnormale, ma non disponevamo di uno psicologo che potesse veramente dirci, insomma, quali erano le sue condizioni mentali. E poi attraverso così un rapporto abbastanza intenso ci siamo resi conto che il ragazzo era normalissimo, soltanto che cercava di dimostrare questo per essere espulso dalla scuola. Noi abbiamo cercato in tutti i modi, sebbene disturbasse moltissimo il lavoro scolastico di tutta la classe, di evitare di usare punizioni di questo genere nei suoi riguardi, insomma, che cose che avremmo evitato in tutti i casi, ma in questo caso in particolare, perché non avremmo fatto che assecondare e convalidare quello che lui pensava. E attraverso questa assistenza qui, soprattutto attraverso il rapporto affettivo, il ragazzo pian piano ha cambiato comportamento ed effettivamente già verso la fine dell'anno ha dimostrato un legame tra l'altro con la scuola così fortemente affettivo, insomma, per cui la scuola è stata sempre per lui un punto di riferimento. In più la promozione gli ha veramente dato fiducia, insomma. Questo ragazzo attualmente, dopo 3 anni di scuola media, anche se adesso non può frequentare la scuola a tempo pieno perché è tutti i giorni, perché lavora, comunque dimostra veramente una maturità notevolissima. Ha sempre frequentato le riunioni dei genitori, perché il padre non si interessava della scuola, è sempre venuto in prima persona a
discutere con gli altri genitori dei problemi della scuola, e anche attraverso questa attività qui si è maturato moltissimo. Senta, i suoi figli hanno avuto qualche difficoltà a scuola, vero? Può dire un po' più? Sì, un po' di difficoltà l'hanno avuto sempre, perché quello che non so, che hanno potuto, almeno che loro, imparare, hanno imparato tutto da sé, perché noi altri non abbiamo avuto mai dal tempo di poterli aiutare, quindi le difficoltà ci sono state, perché dopo scuola qui mai stato in questo paese, allora soltanto quelle poche ore che facevano la mattina, appunto loro si sono trovati sempre un po' in difficoltà, perché ci fosse stato un dopo scuola, non so, quello che almeno non potevamo fare noi, avere del tempo, imparavano a scuola. Senta, ma mi ha detto che uno ha lasciato la scuola dopo la licenza elementare? Sì. Quanti anni aveva? Aveva 14 anni. Che differenza trovi nella scuola media rispetto all'elementare? Trovo una grandissima differenza, perché c'è uno studio molto più organizzato, cioè c'è uno studio fatto di molte cose giuste. Quindi, mentre nelle elementari studiavamo solamente sui libri, invece nelle medie è molto più aperto. Quindi dei suoi figli questo sarà il primo che prende diploma di scuola media? Sì, questo è il primo. Quando non sapevo qualcosa, se le maestre mi dicevano che ero stupida, io credevo che ero stupida, no? Perché fuori dicevano che le maestre sapevano tutto, cioè noi dovevamo credere a tutto ciò che le maestre dicevano. Perciò io credevo a tutto ciò che loro dicevano, mi consideravo stupida. No? Credevi di essere stupida allora? Sì. E quando è che hai scoperto che non sei stupida? Entrando in questa scuola. Gli insegnanti che vengono qua, cioè tutti gli insegnanti che sono venuti in questa classe, cioè comprendono, e quando tu non capisci qualcosa lo spiegano anche 10 volte finché non hai capito. E poi sono più sicura qua, no? Riesco, sono convinta di riuscire abbastanza bene, cioè mi sforzo di più, mi viene già più voglia di studiare, perché non c'è più il voto. E a me piace che non ci sia il voto, perché se ci fosse il voto avrei ancora paura, no? Nella nostra scuola non ci sono le note, non esistono minacce, abbasso tutti i voti, nessuno è giudicato con un 7 oppure un 4. Ci sono i giudizi e per questo noi siamo uguali, noi siamo uguali, noi siamo uguali. Io prima ero in collegio, no? Era un collegio che non mi piaceva a me. Poi da quel collegio lì sono scappata e quando mi hanno ripreso i miei incominciavano a dire: ma tu in quel collegio stavi bene, no? Potevi dirmelo prima, no? Che non stavi bene, così ti portavamo via. Invece non era vero, perché io, mia mamma gli aveva detto tante volte che in quel collegio non stavo bene, e mi diceva: ma devi sopportare ancora un anno, finisci le scuole e poi dopo ti portiamo a casa. Poi tornando a casa speravo di stare d'accordo con i miei, no? Invece con mia madre litigavamo sempre, c'era sempre da litigare per una minima cosa. Lei voleva che io facessi quello che voleva lei, che io stessi sempre in casa, no? Che facessi lavori di casa, ma a me fare lavori di casa non è che li odi, però se lei mi dà un po' di libertà, io poi quando torno a casa sono più tranquilla, sono più contenta, invece lei no. Lei voleva che facessi lavori di casa, che mi mettessi le gonne lunghe, che non mi vestissi come veste adesso, che dice che sono una sfracciona. Ha avuto idee sue, io non è che le dia torto, solo che a un certo punto deve capire che io non sono nata con le sue idee, sono nata con le mie e lei non me le può cambiare se ce l'ho. E poi ci sono anche molti problemi, come quello della solitudine, no? Che io molte volte mi sento sola e cioè non so a chi attaccarmi, no? Cioè anche quelle persone a un certo punto, cioè certe volte, sì, io ho tante amiche, no? Tante persone, però a un certo punto neanche quelle persone lì mi bastano, no? Cioè non è che riempiono quel vuoto che ho io, e allora non so neanche più a chi attaccarmi, e ci sono dei momenti veramente di depressione che non so cosa fare, scrivo lì. A parte il fatto che mi sono costruita un carattere tutto mio, no? Perché ho passato a molti collegi, no? Dove c'erano signorine che ti picchiavano,
oppure che ti facevano stare senza mangiare. E quindi naturalmente il ragazzo si forma male, no? Diventa violento e quando si attacca a una persona, come mi è già successo, non si vuole più staccare, no? E se quella persona poi non le vuole più bene, allora il ragazzo diventa cattivo, no? Con gli altri. Difatti io prima ero sempre cattiva, no? Bastava una minima cosa perché io un'altra persona attaccassi briga, no? E lo assicuro alla fine al punto di dirci un mucchio di parolacce, di prenderci a botte. Adesso invece sono in questa scuola, no? Insomma c'è gente diversa, gente che non è necessario prendersi a botte perché ci si discute, no? Tutta un'altra cosa. Ho trovato insomma chi mi aiuta a capire, insomma, e sono anche più brava, sono più calma io, però se non ho ancora risolto tutti i miei problemi, una parte l'ho risolta, però anche se non li ho risolti tutti, nonostante tutto mi trovo stessa più sollevata e sto più tranquilla adesso, cioè posso veramente dire quello che penso liberamente senza che nessuno mi dica no, no, no. Finalmente adesso posso sentire qualcuno che mi dice sì, parla, sei libera di dire quello che vuoi. Cioè, la cosa mi ha aiutato anche molto. Immaginiamo di essere in una scuola anti-autoritaria come qui a Pino. Oggi i ragazzi vi insegna a fare il lavoro di gruppo. Ci dividiamo in tre dato che siamo in nove. Noi tre. Va bene. Noi tre. Beh, allora rimanete così. Mettete i banchi, staccatevi un po', così non capite altro che la scuola. Andate più avanti voi. Andate più avanti voi. Perché? Perché altrimenti siete noi agli altri. L'utilizzazione del tempo pieno avviene con metodi e tecniche didattiche già viste in altre scuole. Queste attività espressive, sollecitate esplicitamente dalla legge di riforma della scuola media, se unite opportunamente all'insegnamento delle materie tradizionali, aiutano gli insegnanti a individuare le inclinazioni e le attitudini dei ragazzi e servono ai ragazzi per socializzare, crescere insieme, maturare. Il Nilo è lungo, qui non lo dice, però abbiamo studiato prima. Beh, sì, l'abbiamo studiato prima. E guarda sul libro. Io ce l'ho, e me lo sono dimenticato. Io ce l'ho, e ti guardo. E perciò ce la faccio, dai. Improvvisamente la situazione è cambiata. La professoressa che era qui prima è stata portata in un altro luogo, in un'altra classe, ed è arrivato un nuovo professore. Mettetevi per bene. Che basta. Sì, stia zitta. Professore, niente professore, niente professoressa. Ma vi faccio dire. Mettetevi per bene. Ma vi faccio dire. Mettetevi per bene. Ma vi faccio dire una cosa. La professoressa ci aveva dato delle schede. Non me ne importa niente a me cosa mi abbia dato. Mettetevi per bene. Prendete il libro di storia! Io ne ce l'ho! No, no. Ce l'ho! Mandami tutto il diario! Ce l'ho, ce l'ho! Stai zitto, altrimenti ti sospendo per un anno! Ecco, anch'io ce l'ho! Che ragazzo! Questa ma che mattina... ragazzo! Si stia... Ce l'ho! Stai zitto! Il ragazzo questa mattina non ha portato il libro, quindi se domani mattina non viene accompagnato dai genitori, e sospeso per 4 giorni. Ma perché ti porto? Sì. Ragazzo, questa mattina non ha portato il libro di storia. Se domani mattina non viene accompagnato dai genitori, verrà sospeso per 5 giorni. Ma perché? Con la firma. Ma perché uno in più? Perché sì, mi piace a me. La ragazza questa mattina non ha portato il diario, il libro di storia. Sempre e se domani mattina non viene accompagnato dai genitori, sarà sospeso per 7 giorni. Ma è domenica il 7° giorno. Non importa. Ma che ne dai? Ce l'ho il libro. Ma che l'ho? È questo. Ecco. Grazie, bravo. Io ce l'ho il libro. Bravo. I ragazzi sono andati a casa e ora raccontano la situazione di questa scuola ai loro genitori. Ciao, ci vediamo domani. Ciao, ci vediamo. Ciao, ciao. Mio padre ci ha dato la nota, ci ha sospeso per 5 giorni solo perché non abbiamo fatto il libro di storia. Sì. Domani andiamo al professore e arrangiamo tutto, eh? Beh, mica tanto bene, perché all'inizio sì, è andata abbastanza bene perché c'era una professoressa brava, avevamo cominciato a fare i gruppi di storia. Poi di un tratto è arrivato un professore cattivo, brutto. Meno male che io avevo il libro di storia, che io lo porto sempre. Ah, brava, fai sempre.
perché così porta sempre tutti i libri a scuola. Però non si dice mai che è un professore brutto cattivo. E beh, ma era cattivo perché ci ha sgridato. A te non t'ha sgridato. T'avrà detto brava. Riunione tra figli, genitori e insegnanti. Mio figlio ha detto così che le ha dato la nota ingiustamente. Ma non lo so che ingiustamente? Perché ha detto che anche con le altre insegnanti si trovavano meglio invece con lei. Anche nei tempi facevano così. Oh, so che roba, sospendere per un libro. Io a un certo punto volevo dire questo. Secondo me sospendere 6 giorni per un libro non è neppure giusto. Anche se ai vostri tempi fa così. A me mi hanno insegnato così, faccio anche così. E già, ma adesso ci sono tutti i metodi diversi. Professore! Ma perché a Tizio? Permesso? Non mi sono simpatici certi alunni, quindi gli do 6 giorni. E a me anch'io allora farei così con lei. Siamo della televisione e siamo venuti. Sì? Siamo della televisione e siamo venuti a intervistare questi ragazzi. E abbiamo saputo di questo professore molto cattivo. Ecco! E che abbiamo saputo che da notte per niente. Vogliamo raccogliere pareri per fare. Questi pareri per fare una trasmissione sulla scuola. Ecco, tu dimmi un po' che cosa dici della scuola, di questo metodo di scuola. Io dico male, perché lui... E perché lui cosa fa? E dai notte per niente! Sì, notte per niente. Perché cosa non ha dato notte? Ah, perché io non ho portato il libro di storia, allora lui l'ha sospeso per 6 giorni. Sì, ma sai che non si devono portare i libri? Sì, ma però... È per 6 giorni. E lei è il padre, no? Ah, cosa dice? È mio padre. E che cosa dice? Anche per lei è giusto? Non è giusto perché il professore non dovrebbe dare notte così per un libro solo. A chi ha dato la notte? Alzi un po' la mano. A me! A Trione! Gliel'ho data, è andato lì, non ne poteva più, diceva che questo professore era cattivo, non voleva più andare a scuola. E comunque il professore di prima... No, quello di adesso fa i metodi vecchi, antichi, come ritorniamo ai tempi di Mussolini, così che insegnavano a forza di note. Io penso che se c'è un po' di autorità, penso non vada male, anzi, insegna ai ragazzi ad avere un po' di rispetto, un po' di disciplina. Basta! Devo dire che di questa scuola media di Pineo ricorderò sempre con molta riconoscenza un ruolo importantissimo che ha esercitato per mia figlia. Una bambina che era a suo tempo in una forma che forse per l'ansia di qualsiasi genitore, e che avevamo anche noi, che abbiamo anche noi, timida, un po' in difficoltà a affrontare la vita, e che è entrata nella scuola media trovandosi di colpo proprio a suo agio, in una situazione che l'ha resa perfettamente tranquilla e serena e spigliata. Ma non c'è solo il problema di mia figlia che aveva delle difficoltà, c'è il problema dei bambini che sono figli di immigrati, che sono figli di operai e che non hanno la possibilità di fruire della scuola materna e che arrivano a scuola e questa scuola è una scuola obbligatoria e questa scuola li emargina, li boccia, li rinvia. E questo è un problema colossale, ma noi siamo nati in un'epoca in cui si pensava, ed è stata a lungo nostra convinzione, che una certa competitività fra i ragazzi fosse stimolo, migliorasse il bambino nel momento in cui apprende e studia. Ma la verità è che questa competitività, se si svolgeva molto spesso nel violinare i professori, nel passar meglio i bigliettini, nel sapersi arrangiare, che in fondo una vera scuola civile non è. Questa competitività in fondo non ha tutti quei valori a cui noi credevamo una volta. Il bambino sente molto di più la solidarietà quando lavora in gruppo e si aiutano, e se un bambino non ha capito, un suo compagno gli spiega, e per questo è una scuola che prepara molto meglio la vita, lo socializza meglio e gli fa fare un tipo di esperienza che lo interessa, che lo coinvolge, che lo appassiona e che gli piace soprattutto. Perché la scuola non deve piacere a un bambino? Non è già di per sé questo un sintomo di una notevole gravità?
Il bambino che va a scuola con gioia perché sa che lì fa una cosa che lui prepara, che lo riguarda, che lo interessa veramente. E beh, questo io penso che sia un elemento, un valore civile nuovo a cui noi non eravamo preparati, ma che veramente può costituire il nuovo modo di pensare e che i bambini hanno recepito immediatamente con grande entusiasmo, con grande gioia. Se io e i miei genitori così abbiamo deciso di mandare mio fratello alla scuola di Pino Torinese, era per un motivo molto valido, no? In base alla mia esperienza personale, che io personalmente così ho avuto nella scuola qui di Reaglie, dove sono stato vicino Pino Torinese, è stato quello di essere bocciato diverse volte, no? E mi sono trovato poi in seguito di fronte a delle difficoltà, cioè nell'esprimermi, nel parlare, nel senso che non ho mai conosciuto abbastanza, non ho avuto gli strumenti per conoscere, per capire, insomma. Mi sono trovato così a andare a lavorare, no? Perché se ne aveva bisogno, no? Insomma, in casa, così, senza conoscere, senza sapere perché dovevo lavorare, per chi dovevo lavorare, come dovevo lavorare, insomma. Cioè, dovevo entrare in fabbrica perché io ero un operaio, venivo da uno strato sociale povero e quindi dovevo, così, quasi per un fatto logico, dovevo andare in fabbrica a lavorare. Non per questo, insomma, così, oggi come oggi, dopo vari sacrifici, dopo varie esperienze in fabbrica con altri miei compagni di lavoro, insomma, che mi hanno fatto capire tante cose, io voglio fare l'imprenditore o l'industriale o roba di questo genere, no, assolutamente. Per me il problema che oggi come oggi ho potuto conoscere molto importante è quello di compiere una scelta ben precisa, insomma, no? È per questo che non voglio che mio fratello, come del resto anche tutti gli altri operai, non vogliono che i loro figli così non sappiano queste cose o non le conoscano, no? Dentro la fabbrica c'è moltissimi operai che non hanno potuto continuare la scuola, no? Anzi, quasi la totalità degli operai non ha potuto continuare la scuola, perché la scuola li ha sempre discriminati, messi da una parte. Cioè. Per cui io dico che gli operai, oggi come oggi, i contadini, i figli dei lavoratori, devono tenere presente dell'importanza che ha la scuola. E bisogna che abbiano, e questo qui organizzandosi nei comitati dei genitori che sono nella scuola, devono cercare che tutti i ragazzi, e in particolar modo quelli che si trovano in uno stato meno privilegiato, devono avere gli strumenti necessari, dico, per poter imparare, per poter conoscere, insomma. Perché poi dentro la fabbrica, questo lo possiamo constatare, finché il padrone, diciamo, o chi di esso ne fa le veci, conosce mille parole e l'operaio solamente 400, si trova a non conoscere, quindi a non capire certi contenuti, per cui abbassa sempre la testa di fronte a certe cose e non dà un suo, così, un suo giudizio personale su, per esempio, il tipo di produzione, su gli sbocchi sociali che devono avere, non so, le riforme, i fatti quotidiani che ci sono nella società, insomma. Ti sveglierai già grande.
dimmi cosa farai. Dimmi cosa farai, i giochi sono finiti, dimmi cosa farai. Il triangolo a tre lati.